Buon pomeriggio e bentrovati in questa prima edizione del TG6 che apriamo parlando di politica. Fabrizio Di Stefano e il raggruppamento Civiche per l'Abruzzo lanciano un tour di 305 tappe per condividere e migliorare il programma di governo della regione. Nel centrodestra il candidato di Fratelli d'Italia sembra essere l'avvocato Augusto Lamorgia, anche se Di Stefano non esclude una candidatura in solitaria e le Civiche di centrodestra con Zelli dicono di non essere stati interpellati. Nel centro-sinistra sempre più forte il nome di Giovanni Legnini, il cui mandato da vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura è scaduto. Il servizio di Alfredo Primante. 305 tappe negli altrettanti comuni d'Abruzzo, il tour elettorale messo in campo da Fabrizio Di Stefano e dal raggruppamento Civiche per l'Abruzzo, che tra le sue fila vede anche Gianluca Zelli con il suo movimento Azione Politica. Vogliamo ascoltare le esigenze del territorio, dicono Di Stefano e Zelli, per confrontare il programma che abbiamo pensato e stilato nell'ultimo anno e mezzo con le reali necessità dei cittadini abruzzesi, a partire dalla sanità e proseguendo con viabilità ed infrastrutture. Abbiamo discusso sulla data, adesso si discute sul nome. Continuiamo a discutere la cosa più importante, che è appunto il territorio e le esigenze degli abruzzesi. Noi come Civiche dobbiamo cercare di fare la nostra parte, che è quella di cercare di tirare i partiti verso quella che è la cosa più importante oggi, che è appunto la discussione sui problemi e le soluzioni soprattutto di questa regione. La vera sfida parte l'11 febbraio, quando il giorno dopo le elezioni, chi sarà vincitore dovrà avere la sfida più difficile e importante, quella di provare a rilanciare questa regione. E come la si deve fare? Attraverso la nostra identità, valorizzando le nostre peculiarità, il nostro territorio, la nostra agricoltura, il nostro turismo. La decisione del tavolo romano di Palazzo Grazioli ha incaricato Fratelli d'Italia di indicare il nome del candidato presidente del Centrodestra Unito, che dovrebbe essere quello dell'avvocato Augusto Lamorgia, un nome però che ha trovato reazioni tiepide negli alleati, lasciando dietro di sé diversi scontenti. Non sappiamo ancora niente, quindi aspettiamo l'ufficializzazione dei nomi. Abbiamo sentito chiaramente che c'è stato questo accordo, ma l'abbiamo sentito soprattutto dai giornali. Non abbiamo parlato con Fratelli d'Italia, nessuno ci ha ancora comunicato niente di ufficiale e soprattutto non commentiamo nomi che leggiamo sui giornali. La cosa che possiamo dire è che abbiamo già detto indirettamente più volte è che noi vogliamo comunque che ci siano contenuti. Queste 305 tappe sono a prescindere dal discorso sulle candidature, un lavoro che comunque sia resterà sul tavolo. Questo è un discorso di chi ama la politica, io ci sto in politica, al di là degli incarichi, oggi non ho nessun incarico, ci sto e ci voglio continuare a restare. Può darsi che sarò candidato, probabilmente potrei essere candidato a prescindere, ma non è questo il discorso. Ma questo è un discorso che sembrerebbe invece complesso a chi invece non ha mai fatto politica, avrà avuto successo nella propria sfera personale e professionale, ma oggi magari vorrei cimentarsi in politica. La prima tappa che farò sarà tra qualche giorno nel proprio Schiavi d'Abruzzo, dove c'è quel ponte di strato che impedisce un collegamento di fondamentale importanza per quelle aree. Ecco, ma questa è la sensibilità del territorio. Chi vuole candidarsi non sa manco dove si trova questo ponte, non sa manco dove si trova Schiavi d'Abruzzo, forse deve pensarci alle scelte. Nel frattempo nel centro-sinistra si aspetta la decisione del vicepresidente uscente del CSM Giovanni Legnini, che ieri si è congedato nel plenum del CSM. Con ogni probabilità sarà lui il candidato del centro-sinistra per il dopo D'Alfonso. In alternativa è pronta la candidatura del sindaco di Francavilla Antonio Luciani, che potrebbe però anche correre da solo con un progetto civico di centrosinistra. Noi non ancora abbiamo una discussione aperta su questo, perché c'è un mandato istituzionale e quindi non sappiamo se c'è una disponibilità, se non c'è una disponibilità. Lui ha dichiarato qualche tempo fa che ad ottobre avrebbe fatto una riflessione, quindi abbiamo comunque ottime candidature, sia Antonio Luciani sia Giovanni Legnini mi paiono importanti disponibilità, qualora quella di Giovanni fosse una disponibilità concreta. Miglioramento dei servizi di assistenza sanitaria e giudizio positivo sul bilancio da parte di Moody's. Per l'assessore regionale alla sanità Paolucci, il rischio default evocato dal centrodestra è solo campagna elettorale. Il servizio di Paolo Renzetti.
Nessun allarme sui conti della sanità abruzzese, ma anzi certificazione dal tavolo di monitoraggio di un miglioramento generale dei livelli di assistenza, con il giudizio positivo espresso anche dall'agenzia Moody's. Lo ha detto questa mattina in conferenza stampa l'assessore regionale alla sanità Silvio Paolucci. Punto numero uno, parlo di obiettivi di salute. Se uno prendesse il tavolo del 2014, il tavolo del 2014 recitava inadempiente sui livelli essenziali di assistenza del 2011, del 2012, con l'elenco delle criticità sugli obiettivi di salute a partire dalla prevenzione e dagli screening del tumore. Per quanto invece ci riguarda, nel 2018 il monitoraggio, e dunque il Ministero, scrive miglioramenti su tutti i profili dell'assistenza e ovviamente larga adempienza, perché siamo molto oltre la soglia del cosiddetto punteggio di 160. Poi ci sono gli altri aspetti relativi alle questioni dei conti, dove la contestazione non riguarda il conto economico del 2017, ma riguardano al contrario una serie di partite degli anni 2007-2013, che tutto hanno a che vedere tranne con la legislatura 2014-2018. E Moody's mette insieme le due cose e certifica: si è speso qualcosina in più, i conti sono sotto stretto controllo, ma si è speso per migliorare la qualità dell'assistenza, che è l'obiettivo, penso, di un governo di centrosinistra o di sinistra. Giudizio invece negativo arriva dal centrodestra, che parla di numeri fortemente negativi e di dati preoccupanti, come hanno spiegato i consiglieri Mauro Febbo e Lorenzo Sospiri, riferendosi ai dati ministeriali del 2017. Non lo dice Mauro Febbo, non lo dice Forza Italia, purtroppo lo attesta un verbale del Ministero che dice che è così, non torna in termini sanitari, non torna in termini economici, ed è grave ampe due le cose. Non torna in termini sanitari perché ciò che c'era stato detto e annunciato, come l'ospedale di area disagiata di Atessa, non vi è traccia sul verbale, non vi è traccia dei 5 ospedali nuovi che bisognava realizzare a Lanciano, Vasto, Avezzano, Giulianova, non vi è traccia del punto nascita di Sulmona, non vi è traccia soprattutto del DEA di secondo livello, che è un'eccellenza per questa regione, che si doveva realizzare l'integrazione tra gli ospedali di Chieti e di Pescara. Purtroppo i dati economici, vuol dire far tornare nuovamente indietro la regione Abruzzo, danno risultati diversi da quelli che vengono enunciati. Qualche mese fa avevo detto che i bilanci della ALS regionale chiudeva con un deficit di 80 milioni, qualcuno mi aveva smentito dicendo che il deficit era di soli 9 milioni, oggi il Ministero certifica che purtroppo il deficit è di 52 milioni 629 mila euro. Io dico che quando vedremo le carte arriveremo ai miei 80 milioni di euro. Cambiamo decisamente pagina, proseguono le indagini per individuare i componenti della banda che nella notte tra sabato e domenica scorsi ha aggredito in maniera cruenta i coniugi Martelli nella propria villa a Lanciano. L'efferatezza della rapina peraltro riporta alla mente altri fatti analoghi che si sono verificati negli ultimi mesi nel comprensorio frentano. Vediamo. Ha suscitato scalpore e profondo sgomento in tutta la comunità frentana l'efferata aggressione subita nella notte tra sabato e domenica scorsi nella propria villa di località Carminiello a Lanciano dai coniugi Carlo Martelli e Niva Bazan, ora ricoverati all'ospedale Renzetti. Pensavo ci avrebbero fatto fuori, è la testimonianza del 69enne chirurgo cardiovascolare in pensione, legato, preso a pugni e massacrato dai 4 malviventi che hanno fatto irruzione nel pieno della notte con l'intento di portare via una cassaforte che nella casa però non c'era, ma prima che i banditi se ne convincessero hanno colpito ripetutamente al viso il dottor Martelli e tagliato il lobo dell'orecchio destro della moglie. La cosa che ci siamo salvati, insomma, perché durante l'accaduto il nostro terrore, anzi quasi una certezza, eravamo convinti che ci avrebbero fatto fuori alla fine. Io ho un po' di fratture piccole, ho il viso un po' rovinato, non posso mangiare bene perché le mucose sono lesionate all'interno della bocca, c'ho una frattura di una vertebra cervicale, insomma io solo con chi mi ha fatto male. Però se devo dire che se incontro una persona per strada che mi ha fatto male poi sarei capace di reagire, no, non sarei capace. Erano italiani, erano stranieri. Parlavo, l'unico che ha parlato parlava un perfetto italiano. Mo, se poi era uno straniero che parlava bene italiano non ho idea. Però di sicuro non aveva un intercalare che potesse far pensare a una persona straniera oppure
di un'altra regione. Piena solidarietà è stata espressa dal sindaco di Lanciano, Mario Pupillo. Sono fiducioso dell'opera delle forze dell'ordine che stanno lavorando per consegnare alla giustizia questi delinquenti. Sono stato a trovare Carlo e sua moglie per dargli un segnale di affetto e di vicinanza della città. Intanto è caccia ai malviventi, nelle ultime ore spunta una testimonianza come quella data all'ANSA da Massimiliano Delle Vigne, che il 5 settembre dello scorso anno subì una rapina con percosse da una banda che per lui ha le stesse caratteristiche di quella che ha aggredito i coniugi Martelli. Sono le stesse persone, dice, ne sono sicuro, anche se ho visto solo occhi dietro un cappuccio e voci, tutto combacia, il capo è forse un pugliese e gli altri sono dell'est Europa. Nel comprensorio frentano sono tanti gli episodi di rapine cruente consumatesi negli ultimi tempi. Lo scorso marzo il titolare di un mini market a San Vito Chietino ha subito il taglio di un dito nel corso di una rapina effettuata da 4 banditi. È chiaro che la percezione della sicurezza dopo questi episodi diminuisce, cioè o perlomeno peggiora. Qui a Lanciano noi abbiamo un commissariato, abbiamo la caserma dei carabinieri con cui collaboriamo come comune. Il comune ha instaurato delle telecamere in tutte le vie più importanti di accesso alla città e spero che queste saranno d'ausilio per ricercare i malfattori. E queste telecamere in rete sono collegate con il commissariato di Lanciano e quindi real time si può osservare chi entra e chi esce dalla città. Poi il problema generale delle sicurezze in campo nazionale è un discorso ampio che in questa sede non si può fare. Inoltre poi c'è il problema sociale, perché si delinque, e qui non voglio addentrarmi a rischiare valutazioni sociologiche, ma sicuramente nei momenti in cui c'è una regressione economica c'è un aumento della delinquenza. Il sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Mario Mazzocca questa mattina a Pescara ha fatto il punto sulla ricostruzione post-sisma 2016-2017 con un focus sulle attività dell'USR a 18 mesi dall'istituzione dell'ufficio speciale per la ricostruzione in Abruzzo. Un bilancio su quello che è stato fatto fino ad oggi dall'ufficio speciale per la ricostruzione in Abruzzo, ma anche i progetti che ci saranno da qui ai prossimi mesi. Il lavoro svolto, se si analizza in termini quantitativi, è pari alla somma del lavoro svolto nel Lazio e nell'Umbria. Quindi credo che questo lo dice lunga sulla bontà del nostro operato. Certamente bisogna fare di più, per fare questo bisogna necessariamente implementare, come sto dicendo da tempo, l'ufficio personale. Però qui cominciamo ad avere qualche notizia positiva, nel senso che abbiamo concluso la fase della graduatoria della mobilità, che non ha dato degli esiti altamente positivi, ma questo ci ha consentito da un lato di poter attingere alle graduatorie RIPAM nel vecchio concorso del SISMA 2009 e dall'altro invece di attingere in maniera immediata alle agenzie di interinali di occupazione e lavoro che sono state prescelte appunto dalla Regione Marche e dalla Regione Abruzzo in virtù di una convenzione a suo tempo stipulata. Abbiamo messo in campo un'attività che è finalizzata a implementare l'attività dell'ATER di Teramo, che anche lì sconta delle difficoltà davvero importanti a livello di personale impiegato e che deve far fronte a oltre 2.000 sfollati della località di Collaterrato di Teramo, affinché possa la stessa ATER utilizzare il personale di Abruzzo Engineering, che è un personale di una società interamente regionale. Domani a Lupo si stipulerà un protocollo d'intesa. Due ultimi aspetti, quelli che abbiamo evidenziato oggi, quelle del dissesto idrogeologico, in cui 4 comuni che hanno potuto beneficiare complessivamente di un finanziamento di 15 milioni di euro e che non si ritrova nel novero delle altre 3 regioni, parlo di Civitella del Tronto, Campri, Cortino e Atri. E in ultimo la situazione della ricostruzione in Alta Terno, che di per sé critica in quanto intrecciata con gli effetti del precedente cratere e che denota quindi delle problematicità a cui noi siamo stati da sempre attenti, sui cui dati però abbiamo ritenuto fare un punto della situazione in maniera riscontrabile e rintracciabile, perché quelli dati alla stampa qualche giorno fa non corrispondevano alla verità.
Illustrati i finanziamenti ottenuti, gli interventi eseguiti e in fase di realizzazione presso gli istituti superiori della provincia di Pescara nel quadriennio 2014-2018, l'illustrazione ovviamente da parte del presidente dell'ente Antonio Di Marco, una provincia che nonostante le poche risorse è riuscita, grazie a finanziamenti che sono arrivati dal Ministero e dalla Regione, a eseguire lavori per circa 45 milioni di euro. Il servizio della redazione di Vestina News. Presidente Di Marco, un incontro fortemente voluto con i dirigenti scolastici degli istituti superiori, con gli amministratori dei comuni dove sono questi istituti, per elencare le opere realizzate e quelle che saranno da fare nei prossimi anni. Ma decisamente un risultato pieno, in un momento difficilissimo per il comparto delle province, in un momento anche complicato da ulteriori difficoltà riguardanti anche le difficoltà meteorologiche che hanno più volte messo a dura prova in questi 4 anni diversi plessi scolastici della provincia. La somma complessiva tra i cantieri in fase di esecuzione e conclusione e già conclusi insieme ai finanziamenti ottenuti è di circa 50 milioni di euro. Avviare i progetti e soprattutto metterli in cantiere. Certo, c'è il tempo necessario per mettere in piedi un cantiere, ma si tratta di mettere in pratica qualcosa che si basa su un finanziamento assicurato, garantito, già inserito in consiglio provinciale. L'area Vestina, per quanto riguarda il comparto delle scuole, quindi Mario dei Fiori e il Marconi, ha avuto un investimento programmato, in parte già eseguito, in parte che si dovrà realizzare, pari a 6 milioni di euro. Io sono fiducioso che possa ripartire pienamente l'attività scolastica didattica in questi 2 importanti presidi scolastici che noi abbiamo come provincia in aree più distanti da Pescara città, ma che comunque oggi è garantito dalla risorsa certa che abbiamo già inserito in bilancio. Quindi io sono fiducioso e spero che i dirigenti scolastici riescano in questa sfida a far comprendere che saranno di nuovo operativi come lo sono stati in passato e anche più sicuri, perché faremo interventi di messa in sicurezza degli edifici stessi. Chi verrà dopo di me sarà un sindaco, io sono sindaco che conclude il suo mandato e certamente come sindaci noi abbiamo l'interesse che le nostre comunità, i nostri ragazzi, i nostri figli possano andare in scuole sicure ed essere messi in condizione di gestire il loro tempo nell'ambito della scuola pienamente anche afferente ai livelli di sicurezza di cui c'è bisogno anche nelle famiglie. Tiene e in alcuni comparti cresce il turismo in Abruzzo. Lo certificano i dati diffusi questa mattina dall'assessore regionale Giorgio D'Ignazio, che sottolinea l'importanza delle azioni sinergiche portate avanti dalla Regione con gli operatori del settore. Le strategie messe in campo hanno dimostrato chiaramente che nel momento in cui si fanno degli eventi importanti, tipo l'Open Day Summer del 2018, ha portato qui un flusso di turisti maggiore rispetto agli altri anni. Quindi stiamo mettendo in atto strategie anche grazie a quelle che sono il sistema Sitra, che oggi ci fa conoscere perfettamente e finalmente perfettamente, e su questo siamo anche tra i primissimi in Italia, a conoscere quanti sono i turisti che vengono, da che regione, se italiani vengono, da che nazione, se di carattere internazionale, ma soprattutto se sono maschi, femmine, in base all'età. Con questi dati noi sappiamo bene come intervenire e quindi le strutture, quello che noi stiamo mettendo in atto è assolutamente una strategia che sta dando dei risultati. Quindi sfidiamo chiunque a tavolino, a riunione, a vedere in base a che cosa dice che l'Abruzzo e il turismo fa male, in base a che cosa dice, quali strategie vuole mettere in campo, perché per fortuna le risposte sono importanti e sono importanti sia sulla costa che in montagna. È già grandi investimenti sull'invernale, stiamo lavorando la stagione prossima, stiamo portando l'Abruzzo in tutta Italia e nel mondo e lo facciamo in sinergia con tutti gli operatori, ripeto tutti gli operatori, le Camere di Commercio, Confindustria, insomma tutti coloro che lavorano nel turismo, con il tavolo del turismo, ma anche con chi fa trasporto. Inaugurato a Scoppito nell'Aquilano, uno dei comuni più popolosi del comprensorio, il nuovo asilo nido comunale, una struttura moderna anche dal punto di vista didattico che serve a una zona in forte espansione dal dopo terremoto. Vediamo.
è stato inaugurato e tagliato il nastro del nuovo asilo nido del comune di Scoppito, Chicchi di Grano. La struttura si trova in via Miternum, di fronte al Parco Baleno, ed è stata realizzata con un finanziamento pubblico del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, inserito nel programma 6.000 campanili. Oltre a questo finanziamento, sono stati utilizzati anche i fondi regionali per il sostegno all'infanzia e i fondi non spesi nell'annualità 2016-2017, erogati dall'ente di ambito sociale su base di un contributo regionale delle politiche sociali. Siamo felici di questo risultato, ha detto Marco Giusti, il sindaco di Scoppito. Stiamo realizzando le strutture necessarie alla comunità di Scoppito, cresciuta notevolmente negli ultimi anni. Il nuovo asilo è un passo importante per la comunità, che sta puntando sui giovani e le famiglie affinché questo territorio sia sempre più accogliente e attraente per tutte le generazioni, conclude il sindaco Marco Giusti. È una grande soddisfazione per noi aprire questa struttura, tra l'altro ce n'era assolutamente bisogno per il tipo di popolazione che abbiamo qui a Scoppito, ma non solo a Scoppito, perché abbiamo l'ambizione che questa struttura possa essere utile anche ai comuni limitrofi. È stato un percorso abbastanza lungo, abbiamo partecipato a un bando nel 2013 e ecco, oggi tocchiamo con mano il risultato di un lavoro ben fatto da parte di tutti, quindi è una grande soddisfazione per me come amministrazione. Per quanto riguarda le scuole, il comune di Scoppito ha un impegno prioritario, proprio perché la popolazione che abbiamo è una popolazione con un'età media molto bassa, perché abbiamo raddoppiato la popolazione scolastica nel giro di circa 7 anni, e quindi è normale che l'amministrazione abbia questa attenzione particolare al mondo della scuola, sia dal punto di vista dell'edilizia sia dal punto di vista dei servizi. L'asilo, dotato all'esterno di ampio giardino, si sviluppa su 235 metri quadrati. La struttura è antisismica ed è realizzata su un solo piano e ospiterà sino a 25 bambini dai 3 mesi fino ai 3 anni. A Montesilvano tornano i progetti di street art per abbellire la città. Dopo Pixel Pancio arriva Peta. Vediamo. A Montesilvano torna la street art. Dopo Pixel Pancio tocca all'artista veneto Peta riqualificare una parete della città, in particolare il sottopasso di via Aldo Moro. Il progetto, presentato a Palazzo di Città, va ad affiancarsi a Coesione, l'opera realizzata da Pixel Pancio su due pareti delle case popolari di via Rimini. Questo avverrà già in questi giorni e a seguire poi è previsto gratuitamente, in collaborazione con l'Avis provinciale di Pescara, la realizzazione di un altro murales, sempre a costo zero per il comune di Montesilvano, che andrà a sensibilizzare l'opinione pubblica e le utenze in collaborazione con le scuole rispetto al discorso della donazione del sangue, che verrà realizzato presso la parete sud della scuola Fani di Blasio. Ed infine ci sarà un'installazione che verrà più o meno verso la metà di ottobre, una donazione dell'artista montesilvanese Graziano Fabrizi, un'opera che parlerà del tema dell'immigrazione, del diritto alla vita, un'installazione che verrà proposta presso la parete ovest della ristrutturata stazione di Montesilvano. Sicuramente la street art diventerà anche il canale attraverso il quale incrementare il flusso turistico a Montesilvano, una città che ha appunto questa propensione e che grazie a queste opere di intervento e di riqualificazione riuscirà a destagionalizzare, ce lo auguriamo, l'offerta turistica. Apriamo ora la pagina dello sport, subito la Serie B. Alle 21 il Pescara questa sera sarà in campo per il primo turno infrasettimanale stagionale. I biancazzurri ospiteranno il Crotone degli ex Stroppa, Benalì e Stojan, assente un altro ex Martella. Ad eccezione di Scogna Miglio, Pillon avrà tutti gli effettivi a sua disposizione. Vediamo il servizio. 3 punti per allungare la positiva striscia d'inizio campionato e sognare addirittura di andare in vetta in caso di mancate vittorie per Verona e Cittadella. Il Pescara questa sera alle 21, nel primo turno infrasettimanale di questa stagione, riceverà il Crotone e sarà il primo test contro una candidata forte alla promozione in Serie A.
Al di là degli spunti di classifica, i biancazzurri vogliono proseguire in quel percorso di riavvicinamento con il pubblico e proveranno anche a migliorare la qualità del gioco, dopo che sabato scorso il Foggia per diversi tratti della gara aveva messo in difficoltà la squadra di Pillon, ridestatasi a seguito dell'errore dagli 11 metri di Mazzeo fino a trovare il gol partita con Gravillon. Appena due le sedute di allenamento per preparare la gara. Nella lista dei convocati manca Scognamiglio, che ha preso una botta ad un ginocchio nella rifinitura pre-Foggia e nelle prossime ore effettuerà una risonanza magnetica, anche se al momento sembra si possa escludere l'interessamento dei legamenti. Ci saranno delle novità rispetto all'11 antifoggia. In difesa Campagnaro prenderà il posto di Perrotta, mentre Ciofani e Balzano sono in ballottaggio per una maglia a destra. A centrocampo tornerà Macin e Brugman così agirà di nuovo davanti alla difesa. Conferma anche per Memusciai. In avanti Antonucci sembra in vantaggio su Capone, Di Monachello e Mancuso gli altri due posti nel tridente. Nel Crotone, reduce dalla sconfitta interna col Verona, mancherà uno degli ex, Martella, che è nella lista degli infortunati, al pari di San Pirisi, Barberis e Figliuzzi. Ci saranno gli altri ex, Benali e Stojan, al pari del tecnico Giovanni Stroppa, che ha parlato così alla vigilia del match. Beh, sicuramente qualche giocatore per forza di cose sarà alternato o sostituito. Per quanto riguarda gli errori, sono quasi tutti errori di scelta e tecnica. Dicevo appunto prima che il Verona ha costruito le cose migliori sui nostri errori, e quando sbagli tecnicamente, chiaramente quando poi sei aperto puoi farti male, e così è stato. Sicuramente dobbiamo lavorare molto meglio lì. Partita di gamba, adesso non so come saranno in condizione a livello fisico, se avranno recuperato, però è una squadra ostica, meno palleggio, gioca con lo stesso sistema di gioco del Verona, però meno palleggio, più verticalità, giocatori davanti appunto di ottima gamba, quindi dovremmo essere ancora più bravi nella capacità di non sbagliare nel palleggio. Partita comunque insidiosa. Direzione di gara affidata a Nasca di Bari, assistenti La Notte di Barletta e Opromolla di Salerno. Ed ora la Serie C, martedì di vigilia per il Teramo, che per il turno infrasettimanale domani sarà di scena alle 18.30 sul campo del Limolese. Il tecnico Giovanni Zichella dovrà rinunciare a Proietti, che sarà fuori per lo stiramento di primo grado al semitendinoso riportato domenica scorsa. Proietti sarà fuori circa due settimane. Non convocati neanche Gomis e Mantini. Probabile un po' di turnover per via degli impegni ravvicinati di questa settimana. Ventola e Persia potrebbero far parte dell'11 titolare, mentre Di Renzo potrebbe occupare il ruolo di centravanti. Lo stesso Zichella auspica che i biancorossi diano continuità alle prestazioni delle prime due giornate. Vediamo. C'è voglia di ripetere le ultime due prestazioni. La squadra ha fatto due discrete prestazioni, giustamente i numeri ci dicono che abbiamo fatto zero gol, ancora di più i numeri ci dicono che abbiamo fatto solo un punto, però abbiamo fatto una buona prestazione a Bolzano, a tratti anche una buona prestazione a parer mio contro la San Benedettese, e quindi mi aspetto ancora qualcosina in più già domani. Io penso che come in tutte le cose ci sono i periodi, adesso è il periodo che gli attaccanti tirano, o anche i nostri difensori tirano in porta e ci sono dei salvataggi sulla linea, oppure tirano e la palla rimpalla, oppure la prendono male, oppure tanti altri oppure. Poi ci sarà il periodo invece che appena toccano una mezza palla il singolo attaccante fa gol, e quindi aspettiamo quei momenti là. Però io sono fiducioso perché la squadra si esprime bene, è positiva quando affronta la partita, cerca sempre di fare la partita, difficilmente aspettiamo gli avversari e poi ripartiamo di rimessa. Possibile vedere, magari ti stai immaginando un Persia titolare al posto di Ranieri? Sì, sto anche pensando a questo, sto anche pensando a qualche altro cambio di calciatori che hanno fatto molto bene in queste due partite, giusto per dare penso il meritato riposo a livello fisico anche a calciatori che
stanno facendo bene, inutile nasconderlo. Quindi nelle tre partite infrasettimanali io non terrei tanto conto della scelta tecnica, terrei più che altro conto della condizione fisica del singolo calciatore, mentre da partita a partita, da domenica a domenica, secondo me l'allenatore deve scegliere i giocatori che a lui possono sembrare i più idonei alla situazione, e quindi una scelta tecnica. Non è che abbiamo avuto tantissimo tempo per lavorare su di loro, abbiamo fatto solo due allenamenti, però è una squadra che gioca 4-3-1-2, ha un nostro ex che l'anno scorso era qui a Mediano, in Mediano Centrale, Carraro, una squadra esperta, una squadra non di giovani, una squadra con una media abbastanza alta, una squadra che gioca un buon calcio, una squadra che inizia sempre a giocare dal basso, una squadra che predilige il gioco, il fraseggio. A video ho visto le due partite con l'Albino Leffe e con il Giana, è una buona squadra. È tutto per questa prima edizione del TG6, vi ricordo che questa sera a partire dalle ore 21 non ci sarà l'appuntamento classico del martedì sera con Pro Teramo, ma ci sarà diretta stadio che partirà dalle ore 20:30 per seguire la gara di Serie B tra Pescara e Crotone. Il TG6 invece torna con le prossime edizioni alle ore 19 e poi a seguire subito dopo diretta stadio ci sarà la terza edizione per l'appunto. Grazie per l'attenzione. Buon proseguimento con i canali della nostra emittente.